Questo è il manifesto che pubblicizza il congresso regionale del sindacato pensionati italiano della CGIL del Piemonte. La grafica, come vedete, assomiglia molto a quella della sigla della nostra trasmissione Dopo di più. L'abbiamo fatta apposta, ve lo diciamo francamente. Congresso. Ma che cos'è un congresso? Cerchiamo la definizione di congresso con l'ausilio dell'enciclopedia che combinazione abbiamo qui sul tavolo e combinazione ha già un segnalibro alla pagina giusta dove congresso viene definito riunione dei delegati di più territori, per esempio del Piemonte, per deliberare sopra problemi di grande importanza e di generale interesse. Ecco, a me pare che sia una definizione adeguata anche per il congresso del sindacato pensionati della CGIL del Piemonte. Noi tenteremo di documentare le successive fasi di questo congresso 1991, evento importante che si ripeterà solo nel 1995. Cosa succede al congressista che si presenterà alla sede del congresso presentando la sua delega? Diamo una bellissima cartellina che io vado anche a spiegare proprio perché è una cartellina che merita essere vista. Allora, ci sono degli scomparti dove i nostri pensionati metteranno, oltre che documenti, possono anche mettere cose da viaggio. E noi auguriamo loro di viaggiare parecchio usando la nostra cartellina. Poi qui, ecco, qui c'è naturalmente una fiche dove viene detto CGIL Piemonte, quinto congresso regionale. Quindi a me pare veramente che sia una cartellina che si distingui da quelle date precedentemente. È impermeabile, è morbida, è maneggevole, si può portare veramente con estrema facilità. Carta, carta, carta ovunque, ma quali tipi di documenti mettete in questa cartellina? C'è l'elenco degli iscritti allo SPI regionale, ci sono tutti i dati relativi ai congressi di zona e di comprensorio, c'è il piano di lavoro regionale, poi c'è una mappa di grezza per gli anziani, poi ci sono due numeri del nostro giornale Dopo di più e poi c'è il nostro programma televisivo Dopo di più con tutte le varie informazioni per vederlo e poi uno statuto e poi un bel block notice, una biro e basta. Siamo riusciti a farci regalare una cartellina per i delegati al congresso, ma ci siamo dimenticati di chiedere quanti sono i delegati al congresso. Adesso lo chiediamo al segretario organizzativo Enrico Drago. Ma quanti sono i delegati al congresso dello SPI regionale CGIL? Sono 198. Ecco, noi abbiamo parlato molto di delegati al congresso, ma i delegati da chi? Chi rappresentano questi delegati? I delegati rappresentano gli iscritti dello SPI CGIL, cioè ogni singola lega ha i suoi iscritti e in base agli iscritti vengono eletti i delegati. Uno ogni 700 iscritti c'è un delegato. Ecco, tu hai parlato di iscritti. Io vorrei attingere a questo prezioso tesoro che è la cartella del delegato e trovo un malloppo di cellulosa molto ponderoso, pieno di numeri, pieno di dati sugli iscritti. Io ti chiederei però di aiutarci un po' a capire, a farci un po' darci la possibilità di leggere, di interpretare questa massa di numeri che qui sono riportati.
Dunque, questo, diciamo, cellulosa ce l'ho pure io, no? Questo ci dimostra che il sindacato pensionati si è progredito moltissimo, infatti sta lavorando con le tecnologie moderne, noi utilizziamo tutti i computer, sistema meccanizzato in tutto. Noi abbiamo tutti gli iscritti di ogni singolo paese, anzi dirò di più, noi abbiamo gli abitanti di ogni singolo paese suddivisi fra uomini e donne, gli abitanti con oltre 55 anni suddivisi fra uomini e donne e fra i quali gli iscritti del nostro sindacato suddivisi anche fra uomini e donne. Tutto questo malloppo di tanti paesi messi assieme forma i nostri iscritti che sono attualmente 141.351, che lo troviamo in una sintesi riprodotta. Solo in Piemonte? Questo solo in Piemonte, solo in Piemonte. Io dico attualmente da maggio 1991, perché logicamente siamo solo a metà del periodo dell'iscrizione. E rispetto all'ultimo congresso che è stato fatto anni fa, siamo andati avanti? Abbiamo progredito come numero di aderenti al sindacato CGL, pensionati? Siamo progrediti moltissimo. L'ultimo congresso è stato nel 1987, eravamo 101.792 iscritti, oggi siamo 141.351 iscritti, con un aumento del 26,08%. L'aumento. Una città come Torino, così importante sul piano regionale, ecco, i pensionati si iscrivono al sindacato pensionati della CGL? Io dovrei dire che Torino ha fatto una politica molto buona in questi anni, perché dall'ultimo congresso il suo aumento è stato pari al 31,66%. Torino era di 16.562 iscritti, parlo Torino città. Attualmente Torino, è sempre i dati fatti col nostro sistema, è 23.205 iscritti, cioè un incremento del 31,66%. Ecco, come giudizio però... rispetto al numero dei pensionati, ecco, voi potete dire di essere soddisfatti di questo andamento delle iscrizioni o c'è ancora molto lavoro da fare? Ecco, quali sono le difficoltà anche? Sì, noi abbiamo ancora molto lavoro da fare per aumentare gli iscritti, ma non è che noi diamo tanto la caccia all'iscritto, perché sarebbe un errore. Noi dobbiamo dare più politica nel territorio, cioè per andare più vicino alle esigenze e ai bisogni che hanno i pensionati, diciamo che hanno i cittadini nel suo insieme. E allora questo ci porterà la gente a avvicinarsi a noi e ci porterà a aumentare i nostri iscritti, con i servizi che si devono dare alle necessità che hanno i pensionati nel territorio. Ritorniamo alla questione dei delegati. Ma questi delegati, come giungono a essere eletti delegati? Come si arriva? Qual è l'iter che li porta all'investitura di delegati al congresso? E vi è la convocazione di tutti gli iscritti di ogni singola lega. Mettiamo una lega che abbia 200 iscritti. Si invia la lettera a tutti i 200 iscritti e li si convoca per il giorno in quale vi sarà il congresso. Vi si presentano 30-40 iscritti. Si fa il dibattito congressuale agli iscritti. A sua volta, al termine del dibattito, si chiede l'elezione in rapporto a quegli iscritti, tanti delegati, per andare al congresso di comprensorio, perché prima del regionale c'è comprensorio. Ammettiamo che c'è bisogno di 3 delegati, tutti i 30 presenti eleggeranno i 2 o 3 presenti, quale hanno, pensano che li rappresentino realmente, perché nell'arco degli anni, dal congresso all'altro, l'elezione sindacale della CGL, e che ha dato dei dibattiti piuttosto interessanti. Da questi dibattiti si è andato poi al voto o chi era favorevole alla tesi Trentin del Turco o chi era favorevole alla tesi Bertinotti. E democraticamente nell'alzata di mano, ammettendo che 10 presenti, 7 votavano per la tesi 1 e 3 votavano per la tesi 2, dovevano eleggere un delegato per fare un'ipotesi, la maggioranza che aveva vinto eleggeva il delegato in rapporto alla percentuale della sua maggioranza. Dunque, in base ai voti, quale sia la tesi 1 ha avuto il 71,95% di voti in Piemonte, sempre logico, ha 144 delegati la tesi 1. La tesi 2, che ha avuto il 29,10% dei voti, cioè dei votanti sono gli iscritti che partecipavano, ha avuto 53 delegati. Perciò andremo a un congresso con i famosi 198 che ho detto prima, suddivisi 144 per una tesi e 53 per un'altra. Un attento esame della borsa del congressista fa scoprire che non c'è la relazione introduttiva, cioè il documento più importante per l'avvio del congresso. Chiediamo dove è finita questa relazione introduttiva al compagno che dovrebbe leggerla, al segretario generale del sindacato pensionati del Piemonte, Giuseppe Colombano. Ma dove è finita questa relazione? C'è, come sempre succede però...
questa è una delle cose che si arriva per ultimi a fare, nel senso che i lavori che sottintendono a preparare le relazioni, intanto di tenere presente l'insieme delle cose, è sempre una cosa che si porta alla lunga. Naturalmente c'è e sicuramente domani nel congresso verrà resa nota anche a coloro che non hanno avuto la possibilità di intercettarla o di registrarla prima, per cui sarà a disposizione di tutti da domani. Ma quanto durerà la lettura della relazione? Ritengo che sui 30-35 minuti possa essere una relazione che è sopportabile, soprattutto per i contenuti che ci sono all'interno. Di conseguenza mi pare che una relazione di questo tipo possa benissimo, essendo un rapporto, un bilancio di attività, essere compreso ed essere seguito fino in fondo. Ecco, come l'hai strutturata al suo interno? Beh, chiaramente, proprio perché è un bilancio di attività, è strutturata nel presentare le cose che dall'ultimo congresso ad oggi abbiamo fatto e naturalmente parte da un discorso di decentramento del nostro sindacato nel territorio, perché lì esistono i nostri potenziali organizzati e soprattutto quelle che hanno i bisogni a cui cerchiamo di rispondere. Attraverso il decentramento abbiamo cercato di costruire delle sedi per dare dei servizi, stiamo cercando, e ce la mettiamo tutta, di riuscire a dare risposta ai bisogni della qualità della vita della gente e attraverso questo costruendo delle vertenze e portando avanti un discorso di formazione, di informazione, un discorso riferito alle donne, un discorso riferito anche a quel settore del pubblico impiego che hanno necessità di. Il bilancio di attività registra le cose fatte che ritengo siano positive e sul quale il congresso dovrà esprimersi. Ma il sindacato pensionati della CGIL, dall'ultimo congresso dell'88 oggi, secondo te è stato un sindacato che possiamo definire vincente? Beh, si può sicuramente dire che è stato un sindacato vincente, credo sia, diciamo anche purtroppo, tra virgolette, uno dei pochi sindacati, delle poche categorie che è in grado di presentare un bilancio sia nazionale che a livello regionale attivo proprio per le grandi cose che sono state fatte, cose che hanno cercato di soddisfare quelle che erano esigenze che partivano dal problema del reddito della pensione a livello nazionale e arrivavano a problemi più specifici a livello locale. Su questo noi abbiamo fatto grandi cose, abbiamo fatto grandi manifestazioni, l'ultima quella di ottobre, oltre 500.000 a Roma unitario, perché parliamo sempre in termini unitari ed è un dato da registrare e da tenere sempre presente. Siamo riusciti a portare a casa, pur con tutte le difficoltà che esistono anche culturali verso gli anziani, risultati che debbono essere sottolineati, che vanno da un accordo con il Ministro della Sanità, il primo che viene fatto come sindacati pensionati, per cui un riconoscimento anche politico. Abbiamo portato a casa la rivalutazione delle pensioni, che sta già pagando e pagherà in seguito, cercando di dare risposte a quelle che sono le necessità di avere le pensioni che recuperano un certo potere d'acquisto che viene via via perso. Abbiamo portato a casa anche altri risultati per quello che riguardava il minimo vitale. Credo che complessivamente, qui ho accennato solo i problemi più importanti, i risultati più importanti, sia un sindacato nostro che può essere considerato vincente. Quindi un sindacato anche che ha manifestato elementi di evoluzione in questi anni. Qual è stato il più significativo secondo te? Beh, il più significativo è stato quello di tentare di riuscire a non fermarsi solo a dare risposte tecniche a quelle che sono anche qui le grandi necessità che hanno gli anziani di avere questo aiuto verso queste risposte che devono essere fatte sui documenti, eccetera. Noi abbiamo fatto una scelta nell'86 e dall'88 questa è diventata sempre più concreta, che è stata quella di non appunto fermarsi alla carta, di non fermarsi a discorsi generali tipo la pensione, ma di vedere come la qualità della vita a livello locale è in grado di essere soddisfatta attraverso la capacità di aggredire quelli che sono i grandi problemi che la gente ha, che sono problemi che vanno dalla solitudine, che vanno da necessità di integrazione economiche, che vanno da problemi sociali, sanitari, assistenziali, che sono grandissimi e che a volte pesano più della pensione. Noi questa scelta siamo stati in grado di cominciare ad applicarla, crediamo che sia il cambiamento più importante che è avvenuto. La sfida per i prossimi anni? Credo che il problema vero sia in una situazione, nel momento in cui si va ad una integrazione europea, quello di vedere come con i lavoratori è possibile creare assieme quell'unità che ci permetta di riuscire a definire finalmente grandi problemi come il fisco, come la previdenza,
come lo Stato sociale, che sono i problemi senza la risoluzione dei quali ognuno probabilmente continua a correre per conto suo, e sicuramente non sarebbe il modo migliore di presentarsi in Europa aspettando che altri risolvano problemi che probabilmente non sono riusciti a risolvere neanche a casa loro. Noi riteniamo invece che la scelta debba essere fatta in Italia. Abbiamo grandi esperienze soprattutto in Piemonte, noi abbiamo già fatto centinaia di assemblee con i lavoratori, abbiamo visto che i problemi che poniamo in discussione sono problemi di tutti. Abbiamo visto la partecipazione alle assemblee, alle nostre manifestazioni, ma non come solidarietà, come problema vero di unici bisogni a cui rispondere uniti. E noi riteniamo che questo possa essere, debba essere la scelta del futuro, in un'unità chiaramente pensionati e lavoratori, in un'unità anche con CISL e UIL, cosa che è possibile, praticabile, che noi abbiamo praticato in questi ultimi anni, quando siamo riusciti con la gente a far sì che ci fosse questa delega partecipata da parte della gente che permettesse di fare le grandi lotte, continuare ancora ad essere in grado eventualmente di farle, e costruendo un'unità più generale anche con i lavoratori, riuscire ad andare avanti nel modo giusto sui problemi giusti. Senti, i valori più importanti espressi da questi anni di attività del sindacato, quali sono? Ma io credo che il valore più importante sia dato da una parte dal tipo di risultati che sono stati raggiunti e da come questi risultati sono stati raggiunti, sono stati costruiti. Credo che il discorso vero sia quello di avere presente un sindacato come il nostro, che è costituito da migliaia di attiviste e di attivisti che hanno dato una vita all'interno delle fabbriche, dei luoghi di lavoro, e che oggi sono ancora disponibili, proprio perché sanno che nessuno regala niente, a continuare una lotta che ha portato a avere questi risultati nel sindacato dei pensionati, che deve portare a avere quei risultati che dicevamo prima. Credo che questo sia il valore più importante. Accanto a questo poi si tratta di vedere come siamo in grado anche di allargare un discorso che stiamo tentando, su cui abbiamo alcune difficoltà, ma che si sta muovendo, che è quello di vedere come i pensionati possono e debbono essere ancora considerati una risorsa per questo Paese. È il dato di fondo. Non è possibile pensare solo di andare ad allungare la vita lavorativa attraverso scelte sulla previdenza che tra l'altro non sono molto condivisibili. Il problema vero è come si riesce ad andare in pensione nel momento giusto, secondo anche dal tempo di lavoro che si svolge, e poi naturalmente di non essere immediatamente messi a riposo ed essere considerati degli inutili. Il problema è che ci sono queste grandi potenzialità che noi nel nostro sindacato abbiamo verificato, che hanno questo grande valore, che sicuramente possono ancora dare molto a questo Paese a cui tanto hanno dato. La borsa del delegato è indubbiamente una bella borsa ed elegante. I delegati maschi hanno una borsa completamente nera, mentre le delegate donne hanno una borsa identica ma allietata da questa spilla. Clara Violo, segretaria del sindacato regionale pensionati, dovrebbe spiegarci perché questa discriminazione. Non è una discriminazione verso gli uomini, è un atto dovuto, io ritengo, alle donne che in questi anni sono riuscite a far sentire la loro voce all'interno del sindacato. Questo è il distintivo del coordinamento regionale donne SPI del Piemonte, che sono diventate forza organizzata quando hanno individuato questioni specifiche che riguardavano le donne pensionate, in particolar modo problemi della salute, problemi della solitudine, e quindi la voglia di fare delle donne, la voglia di contare di più. Per questo oggi ci sono più donne negli organismi dirigenti del sindacato pensionati, per caratterizzare al femminile la vertenzialità. La celebrazione del rito del congresso sta per avere inizio. Anche l'occhio vuole la sua parte.
Il cerimoniale del congresso prevede ora la votazione della presidenza. È un organismo importante del congresso perché sostituirà durante il periodo congressuale la direzione del sindacato che è dimissionaria. Cominciamo i nostri lavori con il rapporto d'attività fatto dal compagno Beppe Colombano, a cui do quindi la parola. La parola a Beppe. Care compagne e cari compagni, delegati ed amici, presentare il rapporto dell'attività svolta dal 4° al 5° congresso regionale dello Spi Piemonte è l'occasione per evidenziare il grande patrimonio che la nostra categoria, con l'apporto vostro e di migliaia di altri attivisti e militanti, è riuscita a costruire e a farsi migliaia. Certo, molto rimane ancora da fare, e però si può affermare con ragione che sull'insieme delle problematiche su cui lo SPI ha scelto di misurarsi qui in Piemonte vi sono oggi basi consolidate che permettono di guardare al futuro con fiducia e certezza. Con questa relazione si avvia il dibattito congressuale. Dopodiché contribuisce a questo dibattito organizzando un punto di libera espressione a disposizione dei delegati per raccogliere impressioni, considerazioni, opinioni su quanto si discute al congresso e anche altre cose. Credo che al termine di questi congressi di base ci troviamo di fronte a un esame di una situazione molto complessa su cui molti si vogliono cimentare, dall'Unione Industriale al Ministro Carli, a tutti, e proiettandoci verso gli anni 2000. Quinto congresso regionale della CGIL, slogan voglia di cambiare. Ecco, uno slogan secondo me veramente indovinato, aggiunto agli altri due slogan, solidarietà e diritti dei cittadini. Io penso che ci sia tutto quanto è la CGIL oggi, la voglia di rinnovarsi, di cambiare politiche, di cambiare sul sociale soprattutto. Credo che questo congresso confederale ponga dei problemi grossi a tutto il mondo del lavoro e ai pensionati in particolare, dovendo affrontare grossi problemi dello stato sociale e dei diritti dei lavoratori e dei cittadini in questo paese. La tesi che io ho sostenuto, Trentin del Turco, quella di maggioranza relativa della CGIL, credo che sia quella che porta avanti l'obiettivo della realizzazione dello stato sociale dei diritti dei lavoratori e dei pensionati in particolare. Per questo mi batto per realizzare questi obiettivi. Qualche anno addietro, e non tanto, ci hanno tagliato 4 punti di contingenza. Io adesso ho scelto la mozione 2 perché mi hanno promesso che forse ne taglieranno degli altri, che bisogna ridimensionare le pensioni, e invece io penso che non sia la strada per risanare l'Italia, per risanare i debiti, che un giorno saremo maledetti dai giovani, dai nostri figli e nipoti, perché abbiamo lasciato una cattiva eredità. Io sono convinto che nel nostro sindacato ci sia democrazia, che si vada sempre di più verso la democrazia, però un aspetto ancora che non mi piace, ecco, nei nostri congressi, dove appunto la parola democrazia è messa molto in evidenza, parlano i grossi dirigenti e il tempo è limitato nei suoi interventi, e noi che ci siamo preparati magari da 10 giorni per il nostro intervento dobbiamo raffazzonarlo in pochissime cose, in poche battute, perché dopo 7-8 minuti vediamo già richiamati e che non possiamo più parlare. E ci confonde, non siamo dei grandi oratori, specie noi pensionati, e così diciamo che anche questo è un aspetto di democrazia che deve essere rivisto. Io sono entrata da pochissimo nello SPI, e è il primo congresso a cui partecipo, dopo quelli anche di Lega, di Comprensorio. E devo dire che mi trovo bene, mi piace molto, e contrariamente ai compagni che sono molto seri, che discutono di cose molto importanti, io devo dire che mi diverto, mi piace sentire quello che dicono. E poi trovo che per me è stato molto facile, forse perché sono una donna,
anzi, perché sono una donna, perché è la prima volta che il fatto di essere una donna ha un vantaggio, perché numericamente non siamo tante, quindi quelle poche finiscono per essere molto apprezzate, cosa che nella vita poi in generale non succede, sia dal punto di vista lavoro o in altri campi. Mi sento anche un po' emozionato perché essendo pensionato da poco tempo, neopensionato, la mia vita è completamente cambiata, perché come RSA nel consiglio di fabbrica della Fiat Presse ho portato per una ventina d'anni, con lotte e tutto quello che abbiamo fatto noi come sindacato in fabbrica, ho cercato di portare avanti o di far portare avanti tante battaglie sull'ambiente, sulle condizioni di lavoro, sul salario, tutto quello che si poteva fare per cambiare sta società. Mi ritrovo negli anni 91, ne ho pensionato e cerco nel sindacato pensionati di trasformare tutte quelle cose che purtroppo durante la vita lavorativa non ho potuto fare. Io voglio parlare di unità sindacale, soprattutto in CGIL, oltre che le tre confederazioni, perché purtroppo questo congresso un pochino ci ha divisi. Spero veramente che alla fine tutto sia giusta, anche perché sono anni che abbiamo lavorato assieme anche con i compagni di prima e seconda tesi. A me piacerebbe parlare del turismo degli anziani invece. Stiamo scoprendo che gli anziani hanno una voglia matta di andare in giro a vedere il mondo e tramite le nostre organizzazioni, l'Auser e altre ancora, riusciamo a portarli in giro e in questo modo recuperano molto del loro gusto, del loro interesse a fare le cose, a divertirsi. Ho trovato degli anziani, soprattutto dal punto di vista intellettuale, fantastici, che mi raccontavano delle cose splendide. Ormai i congressi si sono conclusi e possiamo dire che i congressi della CGIL sono stati partecipativi soprattutto da parte dei lavoratori, mentre i pensionati hanno partecipato soltanto l'11%. Allora vuol dire che ci sono stati più pensionati che hanno manifestato a Roma per la rivalutazione delle pensioni che pensionati che hanno partecipato alle assemblee. Io penso che i pensionati si siano un po' autoesclusi da questi dibattiti, che per loro erano un po' astratti, che per loro erano come un po' una lingua in esperanto, perché i pensionati si trovano sempre uniti sulle cose da fare. Questo congresso io credo abbia una validità per la CGIL soprattutto, ma anche per i lavoratori cittadini, perché rappresenta un passo in avanti per quel che riguarda i diritti dei cittadini e dei lavoratori, che debbono comunque essere salvaguardati, portati avanti, realizzati soprattutto, perché quello che manca spesso nelle nostre enunciazioni è la realizzazione dei proponimenti che ci siamo posti nei congressi e nelle discussioni che facciamo a tutti i livelli. La voglia di cambiare, lo slogan c'è, però mi pare che il congresso, ultima riflessione, è che si parla un po' troppo addosso. Ecco, questa è la critica, se volete, che mi sento di fare in questo momento. Voglio raccontare un fatto, che è questo. Io ho portato a votare una volta un cieco, ho votato per lui e gli ho chiesto per chi dovevo votare. Lui mi ha detto che potevo votare per chi volevo io, perché tanto lui non ci vedeva, però mi ha detto una cosa, mi ha detto che lui aveva fatto 15 anni di confine politico a Ventotene e voglio adesso collegarmi con quello che ho detto prima, che è questo, che io avevo sempre giudicato questa persona una persona di non molto valore. E lui, in due frasi, mi ha cancellato la mia convinzione e mi ha detto che prima di giudicare gli altri bisogna stare estremamente attenti perché ci si può sbagliare.
Il dibattito congressuale è iniziato con Fiori per illeggiadrire la sala. Il dibattito congressuale adesso è terminato, i fiori non sono ancora appassiti, con un omaggio floreale alle delegate. Rimane un ultimo atto, quello dell'elezione del nuovo gruppo dirigente del sindacato regionale piemontese della CGIL Pensionati. Metto ai voti a questo punto congiuntamente i nomi dei due segretari generali, il segretario generale Ferdinando Sigismondi, il segretario generale aggiunto e compagno Enrico Drago. Chi è d'accordo alzi la mano, lo devo contare. Ferdinando Sigismondi, la maggioranza ti ha appena eletto adesso segretario generale del sindacato pensionati del Piemonte e l'insegna del rinnovamento. Che cosa ti senti già ora di promettere come innovazione per il sindacato pensionati del Piemonte? Ma la prima innovazione che vorrei applicare al sindacato pensionati del Piemonte è quello di cercare di uscire dal ghetto, che mi pare sia ancora collocato nonostante tutto quello che la segreteria uscente ha fatto per cercare di farcela. Ritengo che assieme a questa azione di uscire dal ghetto della situazione sia necessario dare forza anzi al grande problema degli anziani che esiste oggi nel nostro paese, anche per l'attacco che viene portato allo Stato sociale e quindi alle condizioni dei più deboli. Su questo penso che dovremmo spenderci tutti e io mi spenderò in particolare. Grazie. Per contare di più. Anche in pensione impegnati nel sindacato. Iscriviti allo SPI, il sindacato pensionati della CGIL. Questo è il bell'ufficio di Ferdinando Sigismondi. Giunto al ruolo di segretario generale del sindacato pensionati attraverso un'importante serie di ruoli e incarichi nel sindacato. Tutto iniziò come dirigente sindacale presso l'Olivetti di Ivrea, poi divenne segretario della Camera del Lavoro di Vircelli e quindi di Ivrea, poi segretario regionale del sindacato Tessili. Ultimo incarico, un incarico nuovo da sperimentare anche per la CGIL, direttore generale della Camera del Lavoro di Torino, proprio in un momento delicato, quello nel quale i sindacati torinesi sentivano l'esigenza di riaccorparsi all'interno di una sede nuova e anche più moderna, più funzionale alle nuove esigenze del sindacato che si rinnova, e al tempo stesso in questo modo anche festeggiare una grande ricorrenza, quella del 100° anniversario di fondazione della CGIL torinese. Un ruolo quindi nuovo, un ruolo anche ricco di sperimentazione, proprio perché si trattava di fare un'operazione di ristrutturazione che portava elementi di novità all'interno dello stesso modo di lavorare del sindacato, e questo coinvolgeva non solo le varie categorie e le varie strutture della nostra CGIL, ma anche la stessa città, il modo di stare all'interno di questa città di Torino, una città operaia che però nel frattempo era molto mutata. Dopo il clima infuocato
del congresso del sindacato pensionati. Oggi siamo qui in questo ufficio, gradevolmente arieggiato dall'aria condizionata, e abbiamo la possibilità in modo più disteso di parlare con Sigismondi di questa grande battaglia politica che c'è stata durante il congresso dello SPI-CGIL. È stata sicuramente una battaglia politica aspra, dura, difficile, ma secondo me necessaria. Era obbligatorio per noi fare chiarezza, capire come e se era possibile per la CGIL scegliere. Gli iscritti hanno dato ragione alla mozione di maggioranza, cioè a quella presentata da Trentin e Del Turco, anche nei pensionati. Oltre il 70% hanno detto che era possibile proseguire su quel terreno. Un terreno che sposta l'iniziativa del sindacato, un terreno che ci dice oggi che è possibile riuscire ad essere per qualche cosa e non contro qualche cosa. È una rivoluzione, secondo me, culturale per la nostra CGIL, in particolare per la CGIL del Piemonte. Una CGIL del Piemonte che ha grandissime tradizioni storiche, che ha, come dire, una storia splendida di battaglie grandi alle sue spalle, ma che aveva la necessità di riuscire a fare un salto di qualità nella sua storia, nella sua cultura, di proporsi come una CGIL che ha in testa delle soluzioni favorevoli alla gente che lavora, alla gente che deve lavorare e anche ai pensionati, a tutti coloro che oggi sono stati espulsi dal mondo del lavoro e per cui è possibile pensare di dare delle risposte anche su questo terreno da parte della CGIL in positivo. Nella prima dichiarazione da neoeletto, ancora in sede di congresso, subito dopo le votazioni, hai accennato all'urgenza per il sindacato pensionati di uscire dal ghetto. Ma io ritengo che questo sia il punto principale su cui vorrei sforzarmi. Io ritengo che sia stato fatto un buon lavoro negli ultimi anni da parte di coloro che hanno diretto il sindacato dei pensionati. Cioè, mi pare di poter dire che ci sono stati dei tentativi assai significativi di provare a farcela. Non è stato sufficiente. Non è stato sufficiente probabilmente perché in CGIL c'è ancora una cultura del vedere il sindacato dei pensionati come una soluzione di risulta e non invece come un fatto importante, un crogiolo significativo di esperienze, di storia nuova e vecchia della CGIL, che nel suo un laboratorio politico, per dirla in altre parole, che potrebbe essere l'elemento nuovo che traccia una strada diversa per far sì che questa CGIL non sia solo un sindacato industrialista, pur importante, non sia solo un sindacato che si rivolge a quelli del pubblico impiego, ma sia un sindacato che sa dare risposte alla società, ai problemi grandi, immensi, e per alcuni aspetti mi fanno tremare i polsi, visto che io sono il responsabile oggi di questo sindacato, di tentare di dare soluzioni agli immani problemi che hanno gli anziani. Anziani che sono cambiati e su cui forse sarebbe necessario ragionare un po' di più. Tu richiedi uno sforzo grande anche ai nostri iscritti, perché se vogliono essere protagonisti di questo cambiamento debbono certamente anche iniziare a fare dei grandi sforzi di cambiamento in se stessi, se si considera che per problemi generazionali sono tutti figli di una formazione, di una cultura che è naturalmente legata un po' al passato. Ma non è più così, cioè io non mi sento di dire che il pensionato di oggi sia il pensionato di ieri. Consentimi una battuta, il risultato congressuale l'ha detta lunga su questo terreno, cioè noi abbiamo chiesto alla gente in modo esplicito di abbandonare le vecchie ideologie. Abbiamo chiesto in modo esplicito di non fare riferimento al passato e abbiamo chiesto ai nostri iscritti e alle nostre iscritte di lavorare su un programma politico per tentare di farcela, cioè per abbandonare le certezze che molti di noi hanno avuto, me compreso. Io sono un giovane vecchio, amo sempre dire, cioè nel senso che sono una persona, un compagno, che è arrivato alla CGIL per una questione ideologica.
Cioè non sono arrivato perché pensavo che la CGIL fosse uno strumento. No, io pensavo che la CGIL fosse la soluzione che mancava in alcuni partiti, cioè fosse un laboratorio per la sinistra, fosse la casa comune e di lì si potesse costruire una società diversa. Ci credo ancora, con delle osservazioni più realistiche. Mi accorgo che oggi non ho più modelli, e non ho più modelli perché la storia mi ha detto che non ci sono più. Per questa ragione io ho aderito alla prima mozione, per questa ragione io ho svolto con tutte le mie forze una battaglia politica perché si affermassero soluzioni diverse da quelle del passato. Questo non vuol dire la morte delle ideologie, assolutamente. Vuol solo semplicemente dire che noi dobbiamo ricercare con fatica una nostra strada nuova, sicuramente molto più difficile. Credere in una fede, come tutti sanno, è difficile ma più facile. Ci sono alcune certezze, qualcosa accadrà. Noi queste certezze non le abbiamo e quindi avremo un impegno grande, secondo me, come dire, possente. Non so se ce la faremo. È l'impegno che dobbiamo avere però tutti, coloro che hanno vinto il congresso, e io mi rivolgo in particolare a coloro che si sono battuti per soluzioni diverse, per una gestione comune, per cercare insieme di farcela, perché questo è il punto, è la scommessa che abbiamo di fronte. Abbiamo presentato il Sigismondi politico. Adesso cerchiamo anche di avere qualche informazione sul Sigismondi uomo, sul Sigismondi persona. Quanti anni hai, Sigismondi? 43, quasi 44, ma sono ancora 43, come è noto. Sposato? Sono sposato con una donna a cui voglio bene e ho un figlio che ha 17 anni, che in questo momento è all'estero per studiare. I tuoi rapporti con il nonno com'erano? I rapporti con il nonno erano una cosa seria, intanto perché, pur essendo molto più piccolo di me, io avevo idea che questo mio nonno fosse potentissimo, cioè fosse una figura indistruttibile, e nei fatti lo era per alcuni versi. Io l'ho sempre visto come una di quelle persone, se si può dire così, che ti davano le certezze che mancavano a me bambino prima e che aveva, come dire, delle passioni un po' diverse da quelle comuni. Mio nonno era uno che costruiva, aggiustava e vendeva biciclette, era uno che costruiva, aggiustava giocattoli, era uno che amava la musica classica, che era una cosa, per modo di dire, poco comune tra coloro che lavoravano. Era uno che aveva molta forza, almeno io me lo sono sempre visto così, se poi avesse tutta questa forza non lo so, ma rispetto a me ne aveva moltissima. Era comunque uno di questi uomini che insomma ti davano certezze rispetto al futuro, ed era uno, pur se molto burbero, che con me sapeva giocare, sapeva anche darmi delle risposte in alcuni momenti ai tanti perché io, come altri, come i miei fratelli, ponevamo lui. Questo sostanzialmente è il ricordo che ho di mio nonno, di questa figura che è mancata ma che è stata molto significativa per me.